Ciao a tutti webazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e oggi siamo tornati su The Evil Within, proprio lì dove l'avevamo lasciato. Dobbiamo recarci in direzione del teatro e dovremo, credo, fare un pochino di strada a ritroso rispetto a dove siamo. Non lo so, andiamo a vedere. Capitolo 6, a caccia. Trovo l'uscita di 5 passando dal midollo. Ok, sappiamo benissimo dov'è il midollo. Ok, dobbiamo tornare nel midollo per provare a raggiungere il teatro. Ok. Sono di nuovo lì. Segnali. Sacca proiettili, molto buono. Ok, sono dove ero prima, non è cambiato nulla. Però si apre Potrebbe questo. essere il passaggio di cui parlava O'Neill. Lui dice che non sa cosa troveremo qui. Neanche io. Poi partiamo. Che cos'è questa roba? Che diavolo è questa roba? Quello che ho detto anch'io. Oh mamma, li vedo. Secondo me esce qualcosa da qua. Roba appiccicosa. Passandoci ci blocchiamo. Sarà un mostro nuovo. Mi sento sicuro con sta pistoletta comunque. Ok, qua c'è qualcosa. Che appunto. Si accendono TV. Quante sette, Faith? Una società segreta ha rapito Lily e inscenato la sua morte. Ti rendi conto che è una follia? Ma è vero! Perché non vuoi capire? So che è dura da accettare, Myra. Ma la nostra piccolina non c'è più. Ma ne ho le prove! Guarda! Myra, sei ossessionata. Hai bisogno di riposo. Devi imparare ad accettare. No, non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Myra. Quindi Myra te l'aveva detto. Avevi ragione. Tu non le hai creduto. Ma perché ora vedo queste cose? Non lo so questo. Ok. Questa bava qua sicuramente, sta schiuma, non so che cos'è. Sicuramente per annunciare l'arrivo di un nuovo mostro. Eccolo là. Eccolo là. Ok, aia. Bene. Come lo uccidiamo? Cristo santo, quella cosa gigantesca. Forse posso aggirarla. Ok, quindi ci suggerisce di non scontrarsi con la cosa qui, ma di andare oltre. Se si gira magari. Potrei andare là. No!
Aiuto. Sono riuscito in qualche modo a scappare. Però ha ancora gli occhi puntati su di noi. E ora non ci vede più. Devo andarmene da qui. Eh sì. Lo so. Ok, non c'è. Bubblehead misterioso. Sembra di aver già visto questo oggetto, ma non riesce a ricordare dove e quando. In ogni caso ti piace, perciò decidi di tenerlo nella tua stanza. Vabbè. Non so che cosa sia. Ok. Eh no, porca vacca. Aiuto. Già è difficile mirare, poi da così. Ah. Andiamocene. Ok. Aveva ancora più sensibilità, oscillava molto il menino. Stabile. Mazza, sta benissimo. Vedo una stanza di salvataggio, il che mi rende veramente felice. Cos'è? Qualcuno mi sta osservando. Lily. Stavano raccogliendo dati su di lei. Non muoverti. Sei della Mobius, giusto? Silenzio! Non una parola. Non sei uno di noi. No, infatti. Mi manda Kidman. Sono qui per aiutarvi, ok? Mi chiamo Sebastian Castellanos. Menti. Sebastian Castellanos è morto. Cosa? No. Chi te l'ha detto? Adesso girati. Lentamente. Sei Yukiko Hoffman. Come sai il mio nome? Te l'ho detto. Mi hanno mandato a cercare mia figlia Lily. Il nucleo. Ti sto dicendo la verità. Lo so. Come? Nessuna microespressione o esitazione. Nessuna ripetizione. Ti ho guardato e dici la verità. Giusto. La psicologa della squadra. Sfrutto le mie abilità per sopravvivere. Combattere non è il mio forte. Sembra una cosa comune da queste parti. Scusami per la pistola. E così ora mandano anche liberi professionisti. Significa che le cose non sono migliorate. Hai trovato altri membri della squadra? Sì, ma l'unico ancora vivo è O'Neill. Liam è vivo. Bene. Ha fatto progressi con la stabilizzazione. L'emettitore è attivo, ma questo posto sta andando a pezzi. E credo che la causa sia quel pazzo che ha rapito Lily. Se ne va in giro per Union manipolandola a suo piacimento. Confermerebbe la mia teoria. Non è solo una disconnessione del nucleo. Noi psicologi non amiamo abusare del termine pazzo, ma in questo caso è esatto. Solo un individuo clinicamente pazzo potrebbe condizionare così lo stem. Uno psicopatico che usa Lily per amplificare il suo potere. La cosa peggiore che potesse succedere.
Sei tu la strizza cervelli. Qualche idea per sconfiggerlo? Gli psicopatici sono asociali, non provano empatia e hanno tendenze sadiche. Ma il tratto comune più frequente è l'egocentrismo patologico. A loro non importa degli altri, ma solo di se stessi. Sai se c'è qualcosa di importante per lui? Sì. Si crede una specie d'artista. Non parla d'altro. Allora forse il modo migliore per attaccarlo è attraverso l'arte. Distruggere qualcosa a cui tiene potrebbe fargli abbassare la guardia. Lo terrò a mente, ma prima devo riuscire a trovarlo. Si è nascosto nel teatro. Ok, allora uscita D5. È proprio qui, nella stanza a fianco. Sincronizziamo i comunicatori per restare in contatto. Controllo di nuovo i miei dati e cerco di capire meglio cosa sta succedendo. Ho la sensazione che ci sia dell'altro. In ogni caso, non sarà facile affrontarlo. Sentiti libero di prendere quello che ti serve. Ok, vediamo un po'. Lily pensa che io sia morto. Lily mi crede davvero morto? O era solo parte del tuo test della verità? Mi spiace darti questa notizia, ma lo pensa. Lo credevo anch'io, fino a un minuto fa. Ma in tutti questi anni ho imparato a prendere con le pinze quello che dice la Mobius. È stato subito chiaro che dicevi la verità. Perché fare una cosa del genere? Per che razza di mostri lavori? So che è ingiusto, ma considera una cosa. Per Lily è meglio crederti morto, piuttosto che saperti vivo e non poter stare con te. Già, forse. Ma come reagirà quando la troverò? Non temere. Quando ti vedrà, crederà ai suoi occhi. Ok, psicopatici. Se la Mobius sa che i pazzi sono un pericolo per lo STEM, come ha fatto a entrare? Non ne ho idea. Tutti vengono sottoposti a test psicologici prima di entrare nello STEM. E controllavamo tutto da qui, in segreto, per segnalare il minimo sintomo di instabilità mentale. Beh, qualcosa è andato storto. Purtroppo la psicopatia e la sociopatia sono estremamente difficili da diagnosticare. Gli psicopatici tendono ad essere scaltri e molto intelligenti. Sono consapevoli della propria condizione e sono in grado di nasconderla. Il fatto che questo tizio sia riuscito a ingannarci è decisamente abile e conscio di sé, in modo disturbante. Grande. Quindi i test hanno tenuto alla larga solo i pazzi più deboli. Mi sento responsabile per quanto è successo. Ho supervisionato i test. Hai detto che credi ci sia dell'altro? Ho studiato l'incidente del beacon in modo approfondito per evitare un altro disastro del genere. In quel caso, l'elemento di disturbo era il nucleo. Ma persino allora l'ambiente era relativamente intatto. Stavolta c'è qualcosa di molto strano. Che vuoi dire? Le creature. Il disfacimento di Union. L'interruzione totale delle comunicazioni con la Mobius. Sembra troppo per una sola persona. Anche con i poteri del nucleo. Ha parlato di qualcuno. Un'altra persona che voleva il potere del nucleo. Potrebbe significare... No. Sarebbe terribile. Cosa? C'è solo una cosa che potrebbe essere più potente di uno psicopatico qui dentro. Ma devo fare qualche ricerca prima di confermare questa teoria. E diccelo però, che ci fai? Ci lasci così? Ok, te lo fai guadagnato, la psicologa della squadra. Quindi, ricapitolando, potrebbe esserci, anzi, c'è sicuramente un'altra persona malvagia a questo punto, che sta cercando di impossessarsi dei poteri di Lily, comunque di governare questa realtà, ma non si è ben capito chi è. Ok, andiamo oltre quindi. Exit. Questo è il computer. Dovremmo sbucare al teatro a questo punto. Post plus. Ok, non so dove siamo. Posto mai visto prima. Ok. Buono, vedi, arpione. Punto di risonanza registrato. Devo raggiungere quel magazzino fuori dal rifugio. Okay. Cazzo, non mi sento più la mano. Quella cosa mi ha quasi staccato un braccio. Quale cosa? La ucciderò mai con questa merda. Mi serve un'arma più grossa. Devo raggiungere quel magazzino fuori dal rifugio.
pensa la chiave. Tornerà con il corazzato e la chiave. Devo solo tenere duro. Ok. Sono allo stremo. Aspetterò qui, Stevens. Ok, quindi c'è un mostro grosso. E ci serve un corazzato e una chiave. Ok. Al teatro. Sto arrivando. Non c'è qualcosa. No. Ok. Lasciamela posso riprendere. Ok. Questo è l'obiettivo. Andiamo là. Però ci proviamo almeno. Cos'è? Ah, è caduto quel coso? E lì ci sono n.000 zombie? Perfetto. No, io non ci vado là. Ne vado al teatro. Eccolo. Che diavolo significa questa roba? Merda, lì dentro c'è Lily. Sì. Apprezzato l'esibizione della mia bellissima obscura? No. Forse questa ti piacerà di più. Senti. No! Qualcuno mi aiuti! È Lily. Sto preparando il mio capolavoro, ma tu non sei degno di vederlo. Non finché non impari a rispettare la mia arte. Ascolta. Ascolta le loro urla, l'eco del mio lavoro. Rispettare la sua arte, eh? È ora di mettere alla prova le teorie di Hoffman. Proviamo. Capitolo 7. Passione per l'arte. Allora, pupazzuoli, direi che possiamo chiudere qui questo video. Ce l'abbiamo fatta, siamo in una nuovissima zona. Ho visto che è pieno zeppo di mostri. Non lo so come avanzeremo qui, veramente sarà difficilissimo. Come al solito vi invito a lasciare un commento o un mi piace, iscrivetevi se siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e baci!